Sono Giuliana Furno, Client Business Manager nel settore corporate in Francia e in alcuni paesi limitrofi. Fra le mie responsabilità c'è la diffusione del rating nel settore corporate. Sono in studio con il mio collega Roberto De Santis, che è Client Business Manager responsabile di tutti i segmenti di clientela nel mercato italiano. Oggi parleremo della procedura di rating. E invito quindi saluto Roberto. Ciao Roberto, Ciao Giuliana, benvenuto. grazie. Quindi passiamo subito alla prima domanda. Come fa Roberto una società ad avviare una procedura di rating? È molto semplice. Noi assegniamo il rating naturalmente alle società che ci danno formale mandato a procedere. C'è da dire che in Standard & Poor's esiste una chiara suddivisione di compiti tra il lato commerciale e il lato analitico. Il team di Client Business Management si occupa dell'origination di nuove opportunità e della ricerca di nuovi clienti, mentre agli analisti, al team di analisti, è riservata la responsabilità delle valutazioni e quindi del processo di analisi e del rating vero e proprio. D'accordo, allora diciamo che una società ha deciso dunque di avviare la procedura e quindi qual è l'iter che viene seguito per arrivare a questo obiettivo finale? Molto bene. Come ho citato poc'anzi, una volta siglato il contratto, quindi risolti gli aspetti di natura commerciale, la responsabilità del processo passa nelle mani degli analisti. Si tratta di un team selezionato fra gli esperti di settore che noi abbiamo e che coprono tutta l'Europa, e si tratta di un analista primario, almeno due sono gli analisti, uno primario e uno di backup, che si occupano quindi di raccogliere le informazioni forniteci dalla società, di valutare le stesse, di interagire con la società stessa e soprattutto di organizzare e gestire quello che noi definiamo il management meeting, che altro non è che un incontro di livello con i senior executives, tipicamente di estrazione finanziaria della società, per approfondire e valutare assieme tutti gli elementi e le informazioni precedentemente fornite alla società di rating, perché si tratta di una valutazione su informazioni di carattere sia quantitativo sia qualitativo, poiché l'analisi viene condotta sia per il profilo di rischio, di business della società, sia per il profilo di rischio finanziario. Una volta concluso il processo di interazione con la società, gli analisti procedono con la loro valutazione. Sottopongono le proprie conclusioni ad un comitato, quindi si tratta di una decisione collegiale, non dipende dall'opinione di un singolo analista. Dopodiché il rating, se viene richiesto pubblico, viene reso tale e disseminato sui nostri canali di informazione abituali. Bene Roberto, e una volta assegnato il rating, cosa succede? Come ho citato poc'anzi, se il rating è pubblico, viene disseminato sui nostri canali di informazione abituali. Se viene richiesto come confidenziale, viene mantenuto tale. C'è da dire che noi assegniamo il rating naturalmente per consentire agli investitori di operare in maniera corretta le proprie scelte ed aggiungere questo elemento al loro processo di valutazione se acquistare o meno i titoli di debito emessi dalla società. Naturalmente bisogna indicare molto bene che noi non possiamo assegnare un rating ad un'emissione se non abbiamo preventivamente, necessariamente valutato in precedenza la società stessa emittente. Il rating è dotato anche di un outlook, che altro non è che la nostra valutazione su come il rating può evolversi in futuro. Tutti i rating, siano essi privati, confidenziali o pubblici, vengono sottoposti ad un processo di monitoraggio. Il monitoraggio non ha fondamentalmente scadenza, la società può decidere di mantenere il rating in essere fino a quando lo desidera. Tipicamente la prassi è che venga mantenuto il rating almeno fino a scadenza dei titoli di debito in circolazione. Mi sembra tutto chiaro. Un'ultima domanda, se qualcuno volesse altre informazioni sulla procedura di rating, quindi come ottenere un rating, dove le può trovare? Certo, può avere accesso al nostro sito dedicato understandingratings.com, su cui può trovare indicazioni molto utili sul processo di rating, supportato anche da video ed interviste, ed inoltre ci sono descritti in maniera generica ma esaustiva i nostri criteri e le metodologie utilizzati dagli analisti nel loro lavoro. Ottimo Roberto, ti ringrazio molto e ringrazio tutti voi per averci seguito. Grazie a te.